Eccoci qua, amici di Fishing Evolution, in un nuovo video tutorial, visto che vi piacciono tanto i video sui travi, ma questo è un travi che abbiamo già visto, anzi, in realtà è proprio l'ultimo video che ho postato, quello che state guardando in sovraimpressione. Due Evo Trident, quel famoso travi che vi ho spiegato che vi permette di utilizzare un bracciolo lungo anche il doppio del travi perché monta un doppio bait clip. Torniamo a noi? Eccomi qua. E quindi ve l'ho spiegato utilizzando i prodotti Trident, questi accessorietti qua, con cui abbiamo anche costruito precedentemente, nell'altro video che state guardando qui in piccolino, anche il pulley. Ora cosa è successo? Che questi prodotti sono andati a ruba, sono finiti. Però niente paura, perché in questo video andremo a vedere come poter realizzare il trave Evo 2 utilizzando componenti simili. Tra l'altro sempre componenti dell'azienda inglese Gemini, perché in realtà dovete capire che il bait clip noi lo utilizziamo ogni tanto in Italia, sì, quando ci serve, ma qui in Inghilterra il bait clip è di uso comune e quindi le aziende inglesi, native inglesi, come Gemini, Trident, Breakaway, di bait clip ci campano. E è ovvio che se la Trident ha i suoi accessori per realizzare un pulley o un doppio bait clip o i bait clip a trenino, che magari vi farò vedere in un altro video, la stessa cosa ce la ripropone Gemini o ce la ripropone Breakaway. Quindi dal momento che Trident, al momento purtroppo abbiamo terminato i roto, guardate, questi sono gli ultimi due, ce l'ho io qui sul banco perché poi sto costruendo travi. E stanno terminando anche gli hangover, che sono gli accessorietti che servono per il giro di boa del filo per il doppio bait clip. Adesso vediamo come realizzare questo trave utilizzando accessori complementari simili, che fanno lo stesso lavoro ma di un'altra marca, gli accessori Gemini. Alla fine di questo video noi avremo realizzato il trave Evo 2 con gli accessori Gemini, quindi bait clip Gemini in basso, snodo, qui ho utilizzato una girella diversa che adesso vi farò vedere, e in alto, al posto dell'hangover che sta terminando, utilizzeremo il ribaltino di Gemini. Vedremo alla fine come funziona, ma adesso passiamo al montaggio. La bracciata solita, che è questa, che è quella che ho utilizzato per il trave di dimostrazione. Questo è un trave che monta il ribaltino superiore e il bait clip basso, tipo il Gemini Splashdown, che sgancia sempre con l'impatto dell'acqua nel momento in cui il piombo arriva. Due parole a favore di quest'altro bait clip. A differenza del roto che abbiamo fatto vedere in precedenza, quindi questo della Trident, questo modello di bait clip tipo Splashdown è adatto anche per ami leggermente più piccoli. Infatti questo trave oggi lo monteremo con un bracciolo, ma non utilizzando il solito Aberdeen grande, ma simuliamo un amo da arenicola americano, perché molti di voi mi hanno chiesto ma come faccio sul roto a innescare l'arenicola? Non lo innescate, sono travi da pesca ignorante. Ho montato appositamente un Aberdeen grande, un filo del 30. Questo lo simuliamo invece con una situazione un po' più nostrana, italiana. Quindi monteremo un filo un po' più piccolo di diametro e un amo un po' più piccolo. Dato che, come abbiamo visto anche in precedenza, non so se l'avete visto, il trave Evo 2 Trident, dobbiamo montare tutto il kit superiore dove il filo fa il giro di boa e sotto c'è lo snodo da cui parte il trave. Prima di legare il capocorda, che è quello che va sul nostro shock leader, andiamo a montare lo snodo, altrimenti poi dobbiamo inserirlo dall'alto, farlo scorrere, gli stopper si scaldano. L'ho spiegata sta cosa, però la ridico. E allora questa è la parte superiore del trave, parte con il capocorda. Il capocorda cos'è? La girella d'aggancio allo shock leader, ma la metteremo dopo. Prima vado a preparare il kit ribaltino. Qui come è formato sto kit ribaltino della Gemini? È formato da un loro accessorio che poi si ribalta con l'impatto dell'acqua, la molletta così come era anche prevista sull'hangover, e anche loro, essendo inglesi, ti danno i crimpetti per bloccare. Noi da italiani utilizziamo o il nodino stopper o lo stopperino, questo qui, che poi oggi vi faccio anche vedere un trucco per passarlo sul filo senza perderli. Sì, perché su fili grandi spesso sti stopper a volte
si spezza il ferrettino e li perdiamo. E allora andiamo a preparare il kit, che è composto in questo modo, così come lo state guardando adesso in sovraimpressione. Vediamo lo stopperino sotto, la perlina, poi la molletta a compressione. Sopra la molletta a compressione ci sono le altre due perline che troviamo nella confezione Gemini. Al centro delle due perline il ribaltino e un altro stopperino sopra. Partiamo appunto dallo stopperino. Ho volutamente preso degli stopperini poco più piccoli di quelli che ho utilizzato l'altra volta sul Trave Evo 2 Trident, appunto per farvi vedere come li mettiamo adesso su questo 50, travasandoli prima su un pezzettino di multifibra. Questo è multifibra dello 020, è abbastanza sottile. Questo è un trick. Regia, scrivi trick. Ok. Prendo il filo, il mio multifibra, lo piego in due per una ventina di centimetri e piegato in due lo passo all'interno dell'asola di trasferimento, un centimetro. Spingo verso l'esterno lo stopper e lo faccio salire sul mio multifibra doppiato, ovviamente senza troppo sforzo, visto che questo filo è molto sottile. Lo sposto un po' verso il basso, perché in realtà, guardate che faccio adesso, me ne passo altri, perché tanto me ne servono due in basso, come state guardando adesso per la realizzazione dello snodo, e due in alto. Quindi me ne preparo quattro. Uno l'ho passato, passo il secondo. Ecco qui, ho passato quattro stopper sul mio multifibra, quindi quello che prima avevo qua adesso ce l'ho su multifibra, molto più duro, e riesco a passarli meglio sul mio filo. Adesso travasiamo il primo, faccio una tacca con i denti sul filo. Queste cose io le spiego sempre in ogni tutorial, però non è detto che voi li vediate tutti. Infilo il filo all'interno, tiro indietro il filo fino alla parte intaccata con i denti, quindi su questa V, e ora travaso lo stopper, bagno e lo sposto a una ventina di centimetri dalla fine del filo. Secondo accessorio che andiamo a montare è una piccola perlina che sia sufficiente ad essere adeguata da battuta per la molletta. Dopo la perlina inseriamo appunto la molletta perlina. Ribaltino lo inseriamo in questo modo. La parte tagliata va verso l'amo, verso il basso. Quindi, dato che lo sto montando dal basso verso l'alto, entro dal basso con il filo. Eccolo qua. Perlina. E andiamo a chiudere il tutto con un altro stopperino. Bagno e porto in battuta, non troppo, poi lascio sempre uno spazio di lavoro anche qui, un po' come sulla girella. Ho preparato il mio ribaltino superiore della Gemini stavolta. Adesso andiamo a mettere la girella capocorda, così poi lavoriamo nella parte bassa del trave. E prima di legare la girella vado a mettere un piccolo conetto stonfo, la misura 1, questa qui, che mi piace tantissimo, che è così piccolo che è quanto basta solamente per incastrarsi sulle spine del nodo. Adesso, se voi mi seguite, seguite i miei tutorial, potrete vedere che io qualche volta utilizzo il conetto misura 3, qualche volta 1, a volte una girella crane, a volte una rolling, a volte uno stopper, un fermaesca Xploat, altre volte una perlina, ma perché? Non perché sono bipolare, ma perché mi interessa farvi vedere non solo come si costruisce il trave, ma varie alternative di utilizzo di accessori. Quel che poi quello tanto dipende anche da voi. A voi piace più il conetto che sale sull'occhiello? C'è il 3, oppure quello piccolino o il silicone. L'importante, io ve li faccio vedere tutti, vi faccio vedere come si fa un trave, come funziona, poi voi scegliete tranquillamente come farlo, a vostro piacere. Girella superiore, un semplice clinch che rientra all'interno dopo 6 spire,
una leggera serrata, una abbondante bagnata e serra il nodo. Eccolo qua. E ora, sulle spine di questo nodo, io faccio salire questo conetto che è talmente piccolo che neanche si sposta da solo. Bagno anche il nodo per far salire solo il conetto. E lo porto praticamente a chiudere a copertura del nodo. Sembra, alla fine sembra una goccia di silicone che ingloba il nodo. Il capocorda, la parte, il ripartito superiore, adesso andiamo a lavorare nella parte bassa. Qui creiamo lo snodo con la girellina da dove partirà il bracciolo, arriva su, gira e poi aggancia sotto. E stavolta, come girella interna, andremo a utilizzare una 1066, quelle con l'attacco rapido, ma non la misura 14, la micro, quelle che utilizziamo sui nostri travi incollati, una misura adeguata ad un trave clippato, un po' più grande. Vedremo poi come si utilizza. Intanto creiamo lo snodo. Prima cosa da passare è lo stopperino. Ne avevamo preparati 4, adesso gli altri 2 ci servono qui sotto. Come potete ben vedere, ho creato uno snodo in modo semplice. Due perline, due stopper esterni e la girella al centro. Non c'è nessuna molletta, perché in qualche video di realizzazione travi, specialmente anche sul mio canale, qui c'è la molletta a compressione che aggancia sul bite clip. Ma dato che la molletta ce l'abbiamo sopra, non la metto sotto. Ora andiamo a utilizzare il sostituto del roto. Qui mettiamo il bite clip tipo splashdown, un conettino anche qua. Così rendiamo tutto più pulito. Inserisco il filo dalla punta del conetto e vado a legare il bite clip. Anche questo è un bite clip 2 in 1, è anche portapiombo, quindi ce l'aggancio il piombo che poi mi aiuta adesso a serrare il nodo. Ecco il nodo, bagno e serro. E mando giù il conetto a coprire il nodo. Ci agganciamo un piombo, si aggancia, mazzata, ci agganciamo un piombo. Si aggancia incastro. Ci agganciamo un piombo ad incastro. Il piombo cade dentro ed è pronto. Questo è il bite clip. Adesso andiamo a vedere come funziona, ma prima prepariamo il bracciolo. Lego il filo del bracciolo alla girella, ma in questo caso, essendo una girella ad attacco rapido, andremo a mettere il bracciolo per mezzo di una cappiola. E faremo la cappiola utilizzando il nostro loop tire. Prendo il filo, lo giro attorno all'indice e lo tengo con pollice e medio, lasciando uno spazio di circa 4-5 cm, che è lo spazio dove entro con la testa verso l'alto, chiamiamola la testa questa, no, del nostro loop tire. Con la testa verso l'alto entro e aggancio tutti e due i capi sotto al collo della testa. Adesso faccio un giro completo e ritorno con la testa verso l'alto. Giro e ritorno su. Ora inserisco l'asola che mi sta girando attorno all'indice all'interno della bocca, quindi qua. E mentre tiro indietro sfilando l'indice, tiro indietro anche questi due capi, altrimenti questa asola, lo faccio vedere così, rimane aperta, lenta. È simultanea la cosa, è così. Sfilo l'indice e tiro indietro. Tutto il nodo adesso è pronto e si è serrato, si è stretto qui sulla testa. Ora, facendo scorrere verso il basso, su questa discesa,
la sola si va a chiudere, si va a formare e si serra. Ora lo facciamo piano, ve lo faccio vedere piano piano. Eccola qua, la sola. La piccola asola a goccia aperta è di facile inserimento. Come si aggancia il bracciolo su questa girella? Semplicemente facendo un click, passando internamente e andando a tirare giù il gommino. Il gommino chiude e il filo non esce più. Metto il trave in tiro. Prendo il filo, arrivo verso l'alto, lo faccio girare attorno al mio pollice, che lo posiziono subito sopra il bite clip, arrivo giù con la bobina, fino al bite clip, e taglio. Questa, diciamo che è la lunghezza del bracciolo che io posso utilizzare con questo trave, esattamente quasi il doppio della lunghezza del trave stesso. Adesso andiamo a legare un amo. Come vi ho detto all'inizio, faremo una simulazione con un amo più piccolo, da verme, da anellide. E come tutti i bite clip bassi, però già l'avete vista sta cosa, prima di legare l'amo andiamo a mettere un ferma esca. Nei video precedenti vi ho fatto vedere gli stopper autobloccanti, in questo caso andremo a utilizzare invece un X-Float, quindi farà da semplice ferma esca perché è autobloccante sul filo, è una perlina, è una pallina che si blocca sul filo, ma ha il vantaggio di essere anche attrattore di notte perché è fosforescente. E mi vado a legare l'amo, il classico ametto da Renicolo, da coreano, e ho estremizzato la misura dell'amo appunto per farvi vedere che questo bite clip è adatto anche a questi ami decisamente più piccoli. Nodo, sull'amo non taglio il filo. Quando faccio un clinch, generalmente lo faccio quando vado in velocità, lascio sempre un 2 cm di baffetto, perché il clinch, il filo esce perpendicolare, e quindi tagliato corto sarebbe un pezzettino duro che interferisce con l'inserimento dell'esca, specialmente se è un amo piccolo e quindi devo innescare la renicola. E allora invece tagliandolo lungo, nel momento in cui faccio salire la renicola con l'ago, questo si piega senza problemi e va all'interno dell'esca. E quando devo togliere l'esca si piega senza problemi. Adesso andiamo a vedere il funzionamento di questo trave. Prendo il bracciolo, sicuramente adesso c'è da aggiustare, eh? Prendo il bracciolo, lo giro attorno al ribaltino superiore, torno giù, e lo vado ad agganciare, tiro giù il dischetto, tirando giù il dischetto si apre l'alloggio dell'amo, che è qua, vedete? Un piccolo amo. Adesso però vediamo se il bracciolo l'ho tagliato troppo lungo, troppo corto, preciso. Rimetto il piombo in tiro e devo dire che ho tagliato il bracciolo in modo più che preciso. Metti il caso, questa prova devo farla però. Ok, metti il caso che il bracciolo, una volta agganciato, sia così. Significa che l'ho tagliato troppo lungo, ma dato che noi abbiamo gli stopper riposizionabili, io tiro su il ripartino o tiro giù lo snodo di partenza fino a metterlo leggermente in tiro, cioè me ne accorgo semplicemente dalla molletta. La molletta non deve stare in compressione, non deve stare così, quindi il filo deve girare, ma non deve stare in tiro, deve girare. Da solo non cade, ma cade nel momento in cui il piombo impatta in acqua, perché andiamo a vedere che cosa succede. Nel momento in cui il piombo impatta in acqua, l'acqua qui sotto spinge questo dischetto verso l'alto. Il dischetto va in alto e praticamente libera l'amo. L'amo esce, cade, non c'è più il foro d'aggancio, quindi l'amo cade. Entra il piombo, si sgancia l'amo, sgancialo l'amo, cosa succede? Si allenta il bracciolo.
quindi lì non è più in tiro. E quando entra il ribaltino in acqua, l'acqua spinge questa molletta verso l'alto, scaricando il bracciolo via. Ma tutto questo avviene nell'arco di neanche un secondo. Piombo sgancia, questo batte sull'acqua, sgancia. Quindi in un attimo questo drago fa così. Sganciamo, sgancia secondo, il piombo continua a andare giù e il bracciolo si distende in acqua, tenuto dalla trazione dell'acqua. Anche questo allora video tutorial è finito. Come dice mio figlio Christian, se vi è piaciuto mettete un like o condividetelo con i vostri amici. Se non vi è piaciuto fatevi affari vostri, non lo dite a nessuno. Lasciatemi un commento qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate di questo drago. E non so se già l'avete fatto, ma credo che l'avete fatto. Iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao. Se vi piace mettete un vi piace, se non vi piace non ditelo a nessuno. Ciao ciao.